ci è mancato di ritrovare il gol, ma abbiamo anche tirato in porta meno rispetto alla prima frazione. Abbiamo trovato delle difficoltà ad arrivare soprattutto sull'esterno, sia con i terzini che nell'uno contro uno con gli esterni offensivi, nel riuscire a saltare l'uomo. Al massimo ci hanno concesso qualche fallo laterale o qualche calcio d'angolo, perché erano sempre capaci di rimpallare le conclusioni. Quando siamo arrivate per via centrali non siamo mai stati efficaci come magari per le occasioni avute lo eravamo stati anche nella prima frazione. E se penso che il Prato ha fatto 3 tiri in porta, ha fatto 2 gol, ha fatto fare una bella parata a Borra, sono stati bravi, sono stati, come si usa sempre come aggettivo, sono stati cinici. Però hanno messo in campo quello che deve mettere una squadra che si vuole salvare, hanno messo corsa, hanno messo temperamento, hanno messo voglia di lottare su ogni pallone, come ha fatto anche l'Arezzo. Però l'Arezzo è stato portato sempre a dover fare la partita, è stato portato a dover fare la partita, e non sempre siamo stati veloci nell'innescare soprattutto gli esterni. Poi quando riesce ad arrivare sull'esterno e magari non riesci sempre a vincere l'uno contro uno, oppure hai difficoltà nel mettere dei palloni giusti per gli attaccanti dentro l'area di rigore, diventa poi dopo tutto più complicato. Se tu vuoi far ritrovare la condizione a Luciani, hai bisogno di farlo giocare, e non puoi pensare o non ti puoi illudere che perché abbia fatto gol nella partita di Roma sia già l'Alessio Luciani di quando si è fatto male. Ci vuole un certo tempo, ci vuole un certo percorso. Lo stesso Masciangelo, che comunque ha fatto una buona partita, secondo me positiva, però è chiaro che quando hai la necessità di ridare minutaggio, ritrovare delle certezze tue, qualcosina puoi anche concedere.